Dopo la trilogia di Batman targata Christopher Nolan, gli eroi DC hanno faticato parecchio per farsi amare da tutti sul grande schermo. Mentre il DC Extended Universe cerca di trovare una soluzione per i suoi errori, ecco che la distinta concorrenza arriva in sala con un divertente film d'animazione di cui vi parleremo nella nostra recensione di DC League of Super Pets, un film che non solo risolleva l'animo, ma anzi si porta dietro anche una piacevole e assolutamente gradita ventata di aria fresca. DC League of Super Pets parte dall'affetto che lega Superman al suo fidato amico a quattro zampe Krypto, che conduce la sua ordinaria vita da supercane. Di giorno combatte il crimine in una scintillante e lucidissima Metropolis, di notte si accoccola assieme al suo super padrone per ricevere una grattatina sulla testa e guardare un film assieme sul divano. Perlomeno, fino a quando Superman non viene rapito, imprigionato e messo da parte assieme agli altri membri della Justice League da Lulu, una tanto adorabile quanto malefica cavia che ha acquisito incredibili superpoteri grazie all'arrivo sulla Terra di un asteroide di kryptonite arancione. Il compito di salvare il mondo ricade quindi tutto su Krypto, che però dovrà imparare cosa significa fare affidamento sugli altri e il vero significato della parola amicizia. E diciamocelo, vedere un film come DC League of Super Pets in grado di conciliare risate e gag genuine a una morale semplice e cristallina è un qualcosa che forse un po' mancava nel panorama dell'animazione per piccini degli ultimi tempi. Ben vengano ovviamente opere animate come Lightyear, Luca o Soul, ma la Pixar di recente pare aver alzato di un tantino il gap tra la percezione di superficie e il messaggio di fondo da disvelare. Il film, diretto da Jared Stern, già in writing room di Lego Batman il film, si mette ad altezza di cane e su quello fa leva, incarnando alla perfezione un gioco tutto giostrato sulle speranze, le gioie e le fobie immaginate tramite gli occhi di Krypto. Sue sono le ansie d'abbandono quando tra lui e Superman si mette in mezzo l'amore con Lois Lane. Suoi sono gli sberleffi nei confronti dei suoi simili e le lotte di territorio. DC League of Super Pets è estremamente consapevole di lavorare su un target di giovanissimi e per questa ragione cattura tutta una serie di efficacissimi stratagemmi per convogliare la risata in maniera semplice e diretta, come ad esempio il rovesciare con ironia la posizione che i teneri gattini occupano nell'opinione comune. Insomma, una sola missione, una sola via per raggiungerla. Questo però non significa che DC League of Super Pets sia semplicistico o a buon mercato, anzi, si tratta di un film dal budget notevole, circa 90 milioni di dollari, che su schermo sa mostrare i muscoli e farsi in alcune sequenze anche piuttosto spettacolare. 1:40 ben calibrata sui ritmi, con una leggera flessione nella seconda parte, capace di sprigionare un coloratissimo universo di superpoteri che rende l'opera anche gustosa da vedere. D'altronde un po' di sana azione è ciò che ci si aspetta da un film di supereroi, e in questo il lavoro di Stern non delude affatto, risultando visivamente sempre ricco, ma mai caotico, denso quando è chiamato ad esserlo e soprattutto abile nel portare la durezza di certi scontri al servizio della risata. E voi, andrete in sala a vedere DC League of Super Pets? Fatecelo sapere nei commenti.